tre anni molto difficili per arrivare a una giornata di festa come questo. Che cosa è successo e che cosa rappresenta questa giornata? Questa giornata rappresenta il completamento di un periodo molto complicato, per cui è una giornata bellissima proprio perché si porta a compimento un'opera che rappresenta, oltre che un forte investimento e un grandissimo impegno per l'amministrazione comunale, ma soprattutto un investimento per il futuro, per le nuove generazioni. Risultato importante, una scuola moderna, funzionale. Quali sono le caratteristiche principali di questo edificio? Dunque, intanto c'è questo aspetto importantissimo dell'essere completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. L'altro aspetto è che insomma è stata concepita nel rispetto assoluto di tutte le norme di sicurezza, quelle antisismiche in particolare, proprio perché il vecchio edificio l'abbiamo dovuto abbattere per effetto del rischio sismico. Complimenti al sindaco, a tutta l'amministrazione comunale di San Casciano dei Bagni che ha creduto in questo progetto. Noi insieme ad altre istituzioni l'abbiamo sostenuto e finanziato. Credo che la popolazione scolastica, le famiglie, gli educatori, gli insegnanti, i ragazzi avranno a disposizione un plesso scolastico molto bello. Il territorio di San Casciano è rimasto quasi improvvisamente senza la scuola. Banca Valdichiana non poteva esimersi da dare il proprio contributo per la ricostruzione. Ma sì, certamente. Quando è successa, diciamo, l'emergenza nel maggio del 2008, proprio come banca locale, quindi con questo forte legame con il territorio, non potevamo non far mancare il nostro sostegno e credo che lo abbiamo fatto da subito con entusiasmo e con convinzione, ed è stato un contributo importante il quale ha permesso praticamente di completare l'opera nel suo insieme, il cui costo complessivo è stato di 4 milioni di euro. I ragazzi sono stati per lunghi anni tra dei container per svolgere le loro attività e oggi credo che sia un momento di grandissima soddisfazione per San Casciano, per tutto il territorio, ma anche per Banca Valdichiana che, devo dire, ha dato un grosso contributo e per i nostri numeri è uno di quegli interventi importanti che rimarrà scritto negli annali della nostra banca, perché veramente abbiamo fatto uno sforzo significativo per quelli che sono i nostri numeri di una banca locale. La Regione Toscana ha sostenuto fortemente sia dal punto di vista finanziario questo progetto per la sua realizzazione che dal punto di vista dell'impulso politico, ed è un grande momento di gioia per una comunità come quella di San Casciano dei Bagni. Veramente complimenti a questa comunità per aver messo al centro delle proprie attenzioni, della propria attività, del proprio lavoro, la scuola. E quindi, diciamo, un progetto di vita, di educazione, di crescita è il centro di ogni attività. Nonostante Italia la scuola e al sociale, in questo territorio, grazie al contributo del pubblico e del privato, si è riusciti a realizzare un'opera così bella in 3 anni. Sì, non c'è dubbio, è un segnale di speranza in una fase estremamente difficile, insomma, andare a inaugurare un plesso scolastico che raggruppa le scuole elementari, medie, materne, insomma, in un piccolo comune, insomma, credo sia davvero un segnale di speranza, di fiducia, un segnale positivo in una fase invece estremamente difficile dove molto spesso prevalgono purtroppo i segnali negativi. Quindi apprezzamento all'amministrazione comunale, apprezzamento a tutti coloro, soggetti pubblici e privati, che hanno dato una mano, insomma, perché si raggiungesse questo obiettivo, ripeto, in una fase complessa e soprattutto a maggior ragione in una situazione, diciamo, di un piccolo comune dove mantenere i servizi scolastici è fondamentale anche per la sopravvivenza delle comunità locali, insomma, per avere un futuro, per avere un'identità, insomma, quindi ci sono tanti aspetti positivi che vanno considerati e vanno valorizzati. Il nostro impegno sarà il nostro impegno negli anni futuri, perché vogliamo che nessuna mamma, nessun genitore possa provare quella che noi abbiamo vissuto nel 31 ottobre 2002. Oggi qui a San Casciano è un giorno di festa perché si è raggiunto veramente con un lavoro di squadra un risultato
positivo per l'amministrazione, ma credo soprattutto per la comunità di San Casciano. Credo che la sicurezza delle scuole non sia né di destra né di sinistra, ma che sia di tutti i cittadini di questo comune, ma di tutti i cittadini italiani. Chiediamo all'istituzione, alla classe dirigente di questo paese, di impegnarsi, di fare in modo che un'altra San Giuliano, un'altra Aquila non si ripete più su tutto il territorio. Volevo approfittare di questa intervista per ringraziare ovviamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera, in primo luogo la Regione Toscana, la Provincia di Siena, la Fondazione del Monte dei Paschi, la Banca di Credito Cooperativo e poi tutte le persone che hanno lavorato dedicandoci veramente tutto il tempo disponibile necessario per fare l'opera bella e per farla anche in fretta, perché avevamo i ragazzi nei moduli prefabbricati. Grazie a tutti.